Io vorrei parlare del Partito Democratico. Intanto vorrei sapere che cosa vogliono dire le primarie congelate, se come l'embrione congelato, se poi si può innestare in un secondo momento. Lo proibisce la legge 40. Comunque parto da una cosa che ha detto Giuseppe Di Rita. Che è questa, dice: una risposta politica adeguata oggi non potrà nascere che dal ristabilirsi di una relazione tra dei politici che abbiano il coraggio di tradire le loro cerchie e dei cittadini che resistono alla tentazione di essere semplicemente indignati. Quindi una quota di tradimento oggi è assolutamente necessaria in tutti i partiti. La vecchia politica non significa questa balla della società civile che abbiamo visto nella vicenda Rai, che è diventata la notte in cui tutte le vacche sono nere e dove ci sono delle lobby che indicano i loro candidati. Allora preferisco i partiti perché almeno li abbiamo eletti e possiamo anche decidere di non eleggerli più. Non significa nemmeno tradire la politica secondo le logiche di quello che Ilvo Diamanti chiama il grillo montismo, credere che la soluzione siano i tecnici o l'espertocrazia che ci lasciano dentro a rattoppare un sistema che non funziona più. Tradire la vecchia politica significa spalancare le porte e fare correre vita in quella che arroga per sé la definizione di politica e invece è solo potere e privilegi. Il compito della politica è riconoscersi come uno smistatore, un facilitatore, un amplificatore, un ottimizzatore della politica vera, che è quella che avviene nelle relazioni di cittadinanza, che è l'unico luogo, non è neanche la società civile, le relazioni di cittadinanza sono l'unico luogo dove si producono le trasformazioni. Una volta ho chiesto a una importante dirigente del PD, qual era la sua visione per il paese? E la risposta è stata la Costituzione. In questa risposta si vede tutto quello, proprio la fatica di intendere la fase che stiamo attraversando e anche la fatica di cambiare se stessi rispetto alla politica. Allora vi dico io qualche risposta, modestamente, che mi piacerebbe sentire dal Partito Democratico. Critica radicale allo sviluppismo, limitazione dell'aggressività del mercato, riduzione dell'economia finanziaria, conversione ecologica e solidale per vivere tutti più felicemente, rivisitazione della famosa austerità berlingueriana, intesa non come stringere la cinghia o autopunizione, ma come meno consumi e più relazioni e più convivialità semplice. Quindi il grande lusso di vivere fuori dalla morsa del denaro. E non essere più come consumatori, l'unico tipo di cittadinanza che ci è consentita. Promuovere la desiderabilità sociale di nuovi stili di vita, di produzione e di consumo. Pensare l'Italia come luogo del qualis contro il quantum, con tutto ciò che ne consegue, valorizzazione delle differenze contro ogni omologazione, bellezza come motore economico, la terra è il nostro scheletro contadino non come arcaismo ma come radice del futuro, imprese creative, genialità. Abbiamo risorse uniche che secondo osservatori internazionali farebbero di noi una delle prime economie italiane, europee, scusate. E infine, contro l'espertocrazia e la tecnocrazia, l'esperienza, la saggezza, la fantasia sociale del nostro popolo. Ridare la centralità politica alle comunità locali. Noi siamo già il paese dei campanili e siamo facilitati. Centralità delle economie regionali, anche dal punto di vista economico, come diceva Elinor Ostrom, premio Nobel per l'economia morta proprio qualche giorno fa. E quindi centralità economica e politica a delle comunità locali, anche nei partiti, quindi i famosi circoli, ascolto attivo dell'arte e delle sue profezie, meno maschile, più femminile. E infine, meno Europa e più Mediterraneo. Riconnettersi alla sponda sud del nostro mare per politiche comuni, tornare a valorizzare
ripristinare quei legami storici, naturali, culturali ed economici e rileggere in questo senso non solo il nostro passato e il nostro futuro e fare diventare l'Europa, Asia, Africa, la chiave della fratellanza euromediterranea. Questo è il Partito Democratico che io vorrei, al quale mi iscriverei e per il quale lotterei.